Buongiorno, sono Danilo Niedu, chef titolare del ristorante San Martino. Oggi per gusto e tradizione vi preparerò un piatto a base di patate e triglie. Quindi uno sformatino di patate, mente e pecorino con zucchine, filettino di triglia e del vino bianco a completare il tutto. Per questo piatto mi occorreranno delle patate lessate, già passate, delle zucchine, del pecorino, della menta, dell'uovo, quindi dei tuorli, degli albumi già montati, del pezzetto di burro e del sale. Dopodiché useremo questo filettino di triglia da comporre il piatto, quindi andrà marcato a base di olio, aglio, vino bianco. Allora, delle patate già lessate e passate. Si amalgama bene. Dopodiché della menta tritata, del pecorino stagionato, un pezzetto di burro. Dopodiché iniziamo a amalgamare in questo modo qua, in modo che tutti gli ingredienti si possano unire. Dopodiché il tuorlo d'uovo, amalgamiamo ugualmente. Questo ripieno qua ricorda molto appunto quello delle culurgiones. A differenza di questo ci andrà aggiunto dell'olio di cipolla rosolato e non ci andrà giustamente il tuorlo d'uovo con gli albumi. Adesso aggiungiamo l'albume montato, lo incorporiamo delicatamente al composto, sempre con un movimento dall'alto verso il basso, in modo da evitare che gli albumi si possano smontare. Aggiungiamo un pizzico di sale. Ok, questo lo lasciamo da parte adesso. Passo uno stampino da safarin, precedentemente imburrato, e del pane grattugiato. Aggiungiamo delle zucchine che abbiamo precedentemente grigliato. Andiamo a foderare lo stampo in questo modo qua, sovrapponendole una a fianco all'altra. Qui potete usare anche uno stampino d'alluminio, non è necessario avere per forza questo stampo qua. Proseguiamo sino al completamento adesso prenderò un sacchetto a poche per facilitarmi ma anche con un cucchiaino si può fare la stessa operazione. Riempio. Vado a riempire lo stampo. Adesso chiudiamo questi limbi qua, lo forniamo a circa 10 minuti per 180 gradi. Allora adesso procediamo col filettino di triglia, quindi dell'olio, padella abbastanza rovente. Filettino di triglia precedentemente sfilettato e privato dalle spine, prima dalla parte della pelle, dopo circa un minutino diamo una girata, facciamo andare con lo spicchietto d'aglio. Andiamo a rosolare ancora circa un minutino. Vedete che è un filettino di pesce, quindi è molto delicato, ha bisogno di pochissima cottura. Sfumiamo con vino bianco. Ok,
Dopodiché sfumiamo con del vino bianco. Facciamo evaporare parte alcolica, brodo vegetale o anche di pesce, se addirittura si riesce averlo in casa sarebbe l'ideale. Un pizzico di sale, preparazione molto semplice, del prezzemolo. Ok, ci siamo. Adesso andiamo a sfornare il nostro tortino. Adesso andiamo a comporre il piatto, quindi rovesciamo il nostro savarin, adesso andremo a prendere il filettino di triglia e lo metteremo al centro del savarin. Completiamo con la salsa. Se non è un filetto di triglia va benissimo qualsiasi filettino, anche di spigola, di orata, scusate, qualsiasi pesce, questa a voi a seconda della vostra fantasia. Completiamo con un ciuffettino di prezzemolo e un filo d'olio. Ecco a voi. Allora, abbiamo completato con lo sformatino di patate, pecorino e menta, una crosta di zucchine con un filettino di triglia. Se avete voglia di assaggiarlo potete venire qua al ristorante San Martino. Buon appetito a tutti!